Se dovesse essere confermato nei successivi gradi di giudizio l'impianto accusatorio della Procura Anticamorra di Napoli, il risultato sarebbe quello di aver azzerato la camorra del Vomero, quartiere collinare di Napoli, quasi 300.000 abitanti. Sono 48 le persone, alcune in carcere, altre domiciliari e qualcuna sottoposta a divieto di dimora. L'accusa è quella di aver pilotato gare e assegnazioni di lavori o servizi negli ospedali situati proprio nel quartiere per favorire clan Cagliazzo e Cimino collegati alla cosiddetta alleanza di Secondigliano. L'inchiesta dei sostituti Woodcock e Carrano prende le mosse dall'arresto per corruzione di un imprenditore che confessa di aver pagato ai camorristi del Vomero una tangente di 20.000 euro. Indica Andrea Basile come il reggente dei due clan, i cui capi sono in carcere. Le intercettazioni della squadra mobile, anche in casa di Basile, svelano un sistema sofisticato di estorsioni che distingue le imprese amiche che vengono aiutate a prendere gli appalti da quelle che invece devono pagare le tangenti. Un'architettura criminale, ha sottolineato il capo della Procura napoletana Gianni Melillo, che dovrebbe essere oggetto di studi criminologici. Il polo pediatrico del Santo Bono, il policlinico universitario, nessuna struttura era immune dal controllo dei clan che si avvalevano di funzionari e sindacalisti infedeli, anche loro arrestati. Nel corso delle indagini è stato appurato che la spartizione camorristica vede prevalere il clan Ricciardi, che guida l'alleanza di Secondigliano, cui spetta il 40%, mentre il restante 60% viene diviso tra i clan del centro storico, Contini, e quello della provincia a nord di Napoli, dei Mallardo.